Monica Dessì, benvenuta, una delle artiste emergenti più interessanti del nostro patrimonio nazionale, perché soprattutto lavori tanto all'estero. Come prima domanda volevo chiederti, come ti sei innamorata del vetro? Perché usi un materiale che non è così comune. No, è vero, non è comune. Io ho iniziato 16 anni fa come interior designer e all'inizio veramente il vetro non ci pensavo proprio. Poi ho iniziato con gli interni, quindi con gli arredi, le case e quant'altro, e dopodiché mi sono appassionata veramente per caso, studiando altri materiali, tra l'altro il vetro, in cui uno scultore, un ceramista, mi disse: guarda, questo non è proprio il tuo materiale, l'unica cosa per cui tu sei nata è questo, mi diede in mano un pezzo di vetro. Ti assicuro che era come se io l'avessi vista per la prima volta. E da lì è nato questo quindi in maniera amore. Casuale? In maniera del tutto casuale, con questo artista che me l'ha dato in questo modo, a parte del tutto casuale, ma poi veramente è stato amore a prima vista, come se veramente l'avessi visto per la prima volta. E da lì, fai conto, io un mese dopo ho fatto il primo corso, perché il vetro non è un materiale che si può lavorare per hobby, tra virgolette, e da lì tutti gli altri a seguire. Nel giro di pochi mesi ho messo su il mio laboratorio. Quindi ci vogliono alte temperature, cioè comunque è una cosa proprio femminile, da signorina che si tira sulle maniche. Ci vuole assolutamente un'azienda per poter avere il vetro. Tu pensa che uno dei miei forni fa 12 kW all'ora, quindi comunque ci va assolutamente un'impresa, un'azienda per poterlo avere. Devo dire che tutto quello che mi ha sempre portato avanti nella mia vita è stato il mio coraggio, perché sono una che si butta e che se decide o in qualche modo viene attirata da una cosa, si butta a capofitto e la porta avanti con grandissima determinazione. Senti, come nascono le tue creazioni? Anche perché non credo sia semplice scegliere i colori, e poi quello che hai in testa riesci sempre a realizzarlo così come lo vedevi, o non è così facile? No, fondamentalmente ci sono, diciamo, quattro parole chiave che fanno parte non solo della mia impresa, ma anche proprio della mia vita come donna e anche spirituale, artistica e spirituale, che sono colore. Quindi c'è una ricerca, un'attenzione al colore, alla teoria del colore, che studio ormai da, non so, non ho ricordo di me. E poi movimento, perché il movimento penso che sia la vita, e quindi per me è fondamentale potermi muovere, perché è segno proprio anche di libertà, e lo ricerco sempre anche all'interno delle mie opere. Trasparenza, perché comunque non solo perché è il vetro, ma è anche rappresentante della mia etica, della mia morale, cioè essere trasparente, riuscire comunque a potermi donare totalmente, ma in un modo etico anche. E quindi trasparenza, e poi luce, perché la mia ricerca è fondamentalmente quella della luce. E attraverso queste quattro parole si fonda poi tutta la mia ricerca, che metto nel vetro. Gli ultimi 3 anni io li ho passati a studiare, oltre che occuparmi della mia azienda, a studiare l'inclusione nel vetro di nuovi materiali innovativi, come dei pigmenti, e quasi tutte le opere, tipo questa che comunque io realizzo ultimamente, hanno all'interno questi pigmenti, diventano luminescenti, cioè cambiano forma e luce, rilasciano luce al buio. Questa è la mia ultima ricerca, quindi comunque per me è importante la ricerca e l'innovazione, quindi riuscire sempre a trovare qualcosa di nuovo. Io ho visto tue opere grandi e tue opere piccole. Quando decidi che un'idea prende una forma piuttosto che l'altra? Ma fondamentalmente dovessi seguire quello che sono nel più profondo, sarebbero sempre tutte immense, grandissime. Ho un problema di spazio a casa, in laboratorio, e dunque ho dovuto
ho dovuto iniziare a fare cose piccole. La mia ricerca nei confronti del fashion e del gioiello è nata proprio per questo, nel senso che io mi sono occupata subito partendo col vetro dell'arte e quindi della scultura e dopodiché mi sono ritrovata ad avere veramente opere grandissime. Una di quelle che comunque è più grande, è più di 2,30 m, quindi è comunque molto grande. E poi ho detto perché non portare, quindi riuscire a portare, a vestire di scultura anche il corpo. E da lì è nata la mia ricerca nei confronti del gioiello e della moda, quindi del fashion, le ultime pochette gioiello che ho fatto, il fatto che comunque cerco quasi sempre di fare i vestiti e di, come questo che ho adesso addosso, disegnato e prodotto da me. E da lì è nata il discorso del fashion e l'arte possono veramente essere uniti. Quindi mi ritrovo a essere un po' divisa, essendo fondamentalmente mi annoio in fretta e quindi cerco di toccare parecchi settori proprio per questo discorso della ricerca e di andare poi a contaminare con l'arte, vuoi il fashion, vuoi la moda, vuoi comunque anche l'arredo, perché come interior designer io sono partita e ho continuato poi come interior designer. Senti, sei una delle poche artiste italiane che non ha paura di confrontarsi con l'estero. Mi ha molto colpito la tua esperienza nei paesi arabi, dove non è assolutamente semplice per una donna, non è semplice per una donna sola. Qual è, secondo te, la chiave per quei paesi? Perché c'è una ricerca del lusso sfrenato e delle contraddizioni pazzesche. È lusso la chiave per entrare in quei posti lì? Penso di no, anche perché l'ultimo progetto che mi vede all'estero mi vede in Arabia Saudita, e l'Arabia Saudita, rispetto a quelli che pochi sanno, non è un paese come Dubai o gli Emirati, ma è un paese molto molto differente, molto chiuso, non è possibile entrare ad esempio per turismo, si può entrare solo per business, solo se c'è un invito da parte del governo oppure da parte comunque di un saudita a confrontarsi nel business. Immaginati come donna e quindi a ricevere questa opportunità. Io non l'ho vissuta solo a livello di business come esperienza, ma principalmente come donna. L'ho vissuta come esperienza personale e ho cercato veramente di riuscire a viverla a 360 gradi, anche in una crescita mia di donna che si confronta con un paese dove le donne non sono così tanto libere. Basti anche solo pensare al fatto che per esempio lì non posso guidare, che sembra poco ma è un grande limite. I primi mesi che sono stata lì l'ho quasi vissuta da sotto rispetto a quella che era poi la mia libertà. Essere ritornata adesso in novembre-dicembre scorso lì e averla vissuta a livello personale come donna, da donna libera, sentendomi libera di potermi esprimere, mi ha dato veramente l'opportunità di trovare quella chiave, cioè nel senso sono stata ascoltata in un modo differente perché ero libera dentro e nonostante le limitazioni mi sentivo libera, quindi credo che la chiave per poter comunicare con culture così differenti dalle nostre sia quella di rimanere se stessi fondamentalmente. Questa è la chiave ed è veramente una chiave che apre tutte le porte di qualsiasi cultura, di qualsiasi religione, di qualsiasi altra forma di anche proprio di business, veramente differente. Cioè sono poi i tuoi occhi e la tua passione che parlano di te e che fanno sì che tu incontri un altro essere umano fondamentalmente. Senti, io ti ringrazio tantissimo, in bocca al lupo per tutto quello che verrà. Grazie.